Ciao amici! Ciao Clocha! No. No, ah sì, hello Clocha! Ciao, benvenuti a questa nuova trasmissione. Si sa nemmeno la punchline del Cerbero. Spettacolo del Cerbero com'è? No, vabbè, rispetto a quello del Cerbero, tutti gli studi del mondo, anche in Ghana, sono meglio di quello, però... Questo qua è molto intimo, Ghana molto carino. Forever. C'è tutto, cioè c'è tutto dell'IKEA, ma c'è tutto. Ed è già qualcosa, cioè anche, vero, anche questa cosa, che è il portacuffie. Che me lo vuole rubare. Che è figo, è dell'IKEA. Cioè, quindi è tutto dell'IKEA, è meraviglioso. È per metterci le birre. Ecco, il portabirre dell'IKEA. Questo si chiama Lane Spelare. Sono tutto dell'IKEA, raga. Che cazzo vuole? Io non sono ricco come lui che compra roba da... Da? Da nessuna parte. Ho comprato 3 mobili, 4 mobili importanti. No, no. Da Claudio Falegname. Ma c'è sta quel posto, quello dove vende tutta roba super costosa. Ma qual è? La Maison du Monde. Ma a parte non è super costosa, comunque. Come no? T'ho visto che stavi come tra i soci. Anni se ne calda. No, sei un socio, no? In ma azioni. Che cazzo stai dicendo? Siamo su una standing desk per ispirarsi al mito di Diego, colui che l'ha ispirato di più. La persona che l'ha ispirato ad andare su Twitch e questa carriera poi lunga eccetera, ovvero Yotobi. No. Ma lo sai che devo bere la Revolpe Square? Perché? Perché non mi hanno dato l'utilizzo del datungo e del dattro. Dovuto mandare cazzo a rubare Allora, me l'hanno raccontata così. Che loro, non so perché, hanno rosicato che ci ha fatto ridere il datungo. E l'hanno privatizzato. Perché l'hai normizzato. Tu adesso normizzi le emote, praticamente. In che senso? Che se le rendi per normi. Ho capito, ma se mi fanno ride. Se tu ridi per le emote diventa normi per loro. Allora, il datungo, appena quando si giocava, tra l'altro, a Jones, sì. Meme, mi ha fatto ride, e fanno ride, cioè, che cazzo devo fare? Allora, a me mi fa ride, ma hanno rosicato e io poi... Cioè, le emote vanno bene solo se perculi la gente, sì, e loro se la prendono? Il giorno stesso in cui ho detto, ragazzi, mettiamolo pure nel datungo, vado a vedere, e un certo Marco Cori l'ha rese tutte Marco private, Cori, so tutte private, okay. Tutti i canali tranne il mio, adesso hanno tolto il dattro. Ma questa è follia, ma che però, cazzo è? Però ho saputo effettivamente da informazioni di infiltrati che in realtà loro volevano che io lo utilizzasse. Cioè, io solo però, non voi. Perché? Non lo so. Sono delle cose proprio... Siete pazzi, cioè. Marco Cori, ciao, che c'hai? Marco. Ciao Marco, ti abbracciamo, però cosa cazzo c'è? È uno dei mod di Panetti, dicono Marco. Ah, ok. Sono Jay Taz! Wakanda forever! Vabbè. Comunque, te volevo dire, ti rendi conto che sei sopra le fogne del palazzo? Quella è la botola del palazzo, è piena di merda. Oddio! Fammi vedere. Oddio, un polpesco! No, scherzo. Dai, ormai sono buoni, sì, Morelli. Sì, lo so, scherzo. Dai, non fammi uscire, dai! Fuoco, mio padre! Sì. Sì, cercano di sfondare una Majin Buu nella stanza spirituale. E poi, che bastaggi, guarda come ridono, cioè, sono cattivissimi. È di Franchino che ha blastato i locali dove hanno fatto delle marchettate molti food blogger. Blastato, gli ha dato 6, cioè. Ah, ok. E è uscito fuori che... cioè, è uscito fuori Foyce, che ha scritto un post così... Ah, cioè, no, ha fatto 3 storie così grosse niente. Su Instagram. Però nessuno si è detto Foyce o Franchino. Foyce non ha mai detto Franchino e Franchino non ha mai detto Foyce. Si sono un po' blastatini alla distanza. Così un po' passivo-aggressivo. Sì. E palesemente ognuno si riferiva a quello. È successo un po' un casino. A me Foyce fa ride, nel senso che fa ride forse inconsciamente, però mi fa ride. Infatti, se, cioè, ne... quelle se robe... lo guardi in piccole dosi, sì. Se lo guardi tutti i giorni come... qualcuno in passato, forse un po' ti saturi. Piano, poi mi fa ridere sto tizio enorme, muscolosissimo, che va in giro. Sì. Oh, sta carbocrema è buona, però. Mi fa ridere, cioè. Cioè, non c'è nulla. Scherzo, Giovanni, non Giovanni ci conosciamo, però. Ci stregare. C'è un locale qua che sta fallendo, di tre piani. Può comprare? No, costa 4 milioni. Tutti dicevano, fallo comprare al capo, che ci ma fa... Ma non ce l'ho 4 milioni. Ci fai il coso letterario a Roma. Ma cosa letterario? I raduni... Non ci viene nessuno, ma poi me lo spaccano. Perché? No. Perché te ne devono spaccare? Perché, allora, quelli che mi seguono... La Tomodachi House, ecco, sì, che sì, dicevano. Sì. Allora, a parte che è finita dopo la merda per terra, i gatti in anni che cacano dappertutto. il problema è che...
quelli che mi seguono sono come me, cioè sono tranquilli, sì, educati, garba la cultura, mm, eccetera. Poi beccano una birra, la bevono e fanno come i Gremlins, come Barney nella puntata diventa astronauta. No, si ricomincia! E spaccano tutto. No, Dario, quello sei tu, non no, sono i tuoi okay, fan. Invece, Dario, Fabio, cosa io ho avuto degli esempi, io parlo per esperienza. Vero, si ricomincia col jetpack. Io parlo per esperienza personale, perché quando in Giappone sono venuti solo personaggi Giappone, così. In Giappone, ok. Ma che è la parannanza del... Mamma mia. Per le live di cucina? Pirello Fresh? Light my fire. Come light my fire? Cosa sta scritto? Lì. Mi hanno comprato per fare live di cucina. Cosa ne pensi di Striscia Notizia, raga? Ma che ne devo pensare? Ci hanno messo due nuovi presentatori a giro ogni volta che cambiano. Ma io a me fa ride quando c'è Greggio che c'ha 180 anni e fa il monologo alla Letterman iniziale. Arriva e fa: avete visto cosa è successo oggi in Italia? Cioè io faccio: raga, ma veramente volete fare Letterman con Striscia Notizia, Biro Biro, Pio Pio, De per forza? No, questo ho fatto quasi noi. Vuoi comprare Striscia Notizia? No. Oddio, data tempesta di neve record a New York. Davvero? Per forza. No, aspetta, ma l'ho fatta oggi l'analisi. Ah, ok, allora posto. Ma non era New York, raga, porco due. Hanno detto New York perché nelle vende nei giornali. Ma l'ha fatta a Buffalo, forse nello stato di New York. Estrello P, come cazzo fai a saperlo? Ha scritto a Buffalo prima di te. Ma secondo me sta qua dietro Estrello. Sì, ma non è che ti legge nella mente se no, è vicino là, a te. Perché ci dicono che c'è stata una bambina giapponese da dietro. Oggi salta il watch party. Ah, la domenica fa watch party. Mai fatto watch party, l'ho distrutto. Vaffa,